Seeing is believing, and you're not going to believe how bright and vivid the colors are on the Samsung Neo QLED and OLED TVs powered by the Neural Quantum Processor, because this is an audio ad. Unless you can see it, which means you already have one. Nice. Samsung, more wow than ever. Benvenuti, bentornati a questa nostra grande, bella, pacata serata in compagnia. Applauso! Data la maniera in cui si è svolta l'ultima puntata, stavolta la rete ci ha imposto di girare l'episodio in differita. Spero che non vi dispiaccia. Ma siamo in prima serata, non vogliamo fare altre figuracce. Sicuramente. A me sembra una grande stronza. Ma mi avete bippato? Cioè, mi avete censurato? Ma state scherzando? Esagerato! Non muore mica! Sì, infatti, non fare la scenata per niente. Beh, lo capirà, carissimo. È un'esigenza televisiva. Non possiamo trasmettere certe cose a questa ora. Ci sono i bambini ancora in piedi. E in piedi resteranno anche fino a che voi non avrete che loro hanno, che poi anche noi da un certo punto di vista abbiamo. Ma insomma, non si capisce niente quando parla. Faccia qualcosa. Ma io non so che fare in realtà. Forse io potrei declamare qualcosa. Ecco sì, bravo, declami. E col cuor scaldato dalla vana gloria ci innalzammo, guardinghi e menzogneri del vile stranno, che ci vide partoriti guerrieri, eroi ammaglianti, col cavallo, fedele amico, a marciare avanti. Grazie. Ma col desto candore del giovine ardito, ecco immerso al lago un piacere proibito. Mi sembra un ottimo spunto da dove partire per la nostra analisi. Gioia, vuoi intervenire? Beh, sì. Innanzitutto, mi sembra un pezzo molto sentito, molto personale, molto coinvolgente. È sicuramente qualcosa che lui ha scritto molto di getto. Ci ho messo 3 anni. E tutti i giorni? Tutti i santi giorni. Ma che ne pensa a questo punto il nostro altro autore? Eh? Che ne dici, carissimo? Innanzitutto ribadisco il mio odio profondo, il mio disprezzo per questa censura che mi impedisce di parlare e di esprimere correttamente. E poi riguardo all'opera, devo dire che è una cagata pazzesca e che il mio collega è un vero coglione. Ma come ti permetti? Cafone, scribacchino, merda! Bene, calmi. Dunque, nonostante la differita, si sono scaldati gli animi qui in studio. Direi di farli sbollire e di rivederci dopo la pubblicità. E ora, lo sponsor. A fra poco. Non farti la finale al supermercato. Percorri solo con Sia Sicura, rifornita di prodotti. Sì, parliamo di Pirlo, come nuovo offerta riservata ai clienti Pirlo Plus. Scappa in piedi e vai a rifornirti. Pirlo, anch'io. Ma io ti ammazzo. Sei un cretino e te lo dimostrerò a suon di botte, coglione. Oh no, aiuto, si ammazza. Come nel mio ultimo romanzo. Scusate, qui stiamo ancora cercando di risolvere la situazione, ma li conoscete questi artisti? Sono così peperini. Mandatene in onda un'altra. Quelli di Pirlo lo sanno che l'ampio parcheggio fa rientrare, ma è la roba a basso costo che vi fa tornare. Per quello ogni volta che vi vedono fanno finta di non conoscervi, come se foste persone del tutto nuove. Loro se ne fregano del vostro tenore di vita, della vostra pensione o delle marchette di risparmio che avete stipato nell'ultimo cassetto di frigo. Ora anche le grandi marche ci fanno un baffo. Pirlo, anch'io. Bentornati in studio. I ragazzacci si sono calmati. La signora sta bene. Il pubblico si accomoda sulle sedie. Si alza il cartello per farli applaudire. Bentornati.
Bentornati, di nuovo bentornati. Siamo di nuovo assieme questa sera per parlare di un fatto atroce, un fatto di cronaca nera, recente, appena successo, che ci coinvolge in prima persona. È l'aggressione reciproca in diretta televisiva dei nostri stimati amici autori, due colleghi in preda alla rabbia che, seppur intellettualmente superiori uno all'altro, hanno ceduto ai più peggiori istinti e si sono prestati al gioco. Più bassi. Come? Più bassi. Più bassi cosa? Credo che il collega parlasse del suo uso degli aggettivi. Prima ha detto più peggiori istinti. Esatto, invece di peggiori o più bassi. Davvero? L'ho detto? Ma sì, certo, l'ho detto. Un lapsus sicuramente. Su, via, non fate grammar nazi. So ben parlare io. Andiamo avanti. I peggiori istinti prestati al gioco. Ecco, mi sono perso. Colpa vostra. Parlava della violenza, ma non importa, si è risolta. Gli ho chiesto scusa. Scusa. Ah, quindi ora pensate di cavarvela così, facilmente, come i bambini. No. Ormai l'avete detto, in diretta televisiva. Ma non era indifferente. Ecco, lo vede? Con lei non si può mai parlare. E sì che ci conosciamo da così tanto tempo, eppure continua a comportarsi in modo volgare. Non me lo merito. Sono un professionista io. E pensavo anche di essere un amico per lei. Non fosse vero che ogni fine settimana da 10 anni giochiamo a golf assieme. Invece eccola qui, a rovinarmi il programma ogni volta. Ma perché le invito poi? Interrompiamo momentaneamente la trasmissione per problemi tecnici. Ora sistemiamo due casi e poi siamo di nuovo in onda. Non scappate! Come diceva il nostro ospite, poi la violenza è finita e tutto va bene. Siamo al sicuro nelle case e tutto va a meraviglia. La pentola è sul fuoco, tra poco si mangia, pasta per cena, tutto va alla grande. E voi, cari invitati, come passerete la serata? Io declamerò le mie poesie alla luna e al vento. Oh, ma che bella idea, davvero bella. Sì, anch'io farò qualcosa di simile, ma sono nuda nella vasca da bagno. Che immagine divina! Vorremmo averne tutti un assaggio. Io credo che l'acqua di un bagno raccolga tutta la mucellagine e la pelle morta del corpo. Diventa presto fetida. Ma se piace alla signora, chi sono io per contraddire? Che? Ancora? Stava usando la parola con la C. Quale? Esatto, in tutte le sue declinazioni. Praticamente non esiste più il È perfetto! Io non ho niente in E invece è un bel problema. Poi boh, non che io sia mai stata a qualcuno in particolare, ma perderne la possibilità è eccessivo. Vedete, non è poi così complicato. Posso parlarvi del suo opposto, per esempio. L'unanimità, l'accordo, il placido concordare delle parti in un'unica visione univoca, la coerente logica della pertinenza, l'attinente conformità del caso identico. Ma che sta dicendo? Non si capisce niente. Lei doveva fare lo scrittore, sa? È vero, le sue erano belle parole, ma che cosa significano? Non sta a me spiegare, signori. Voi siete gli illustri autori, ospiti di questo salotto. Vi prego, guardate a me soltanto come un umile anfitrone al vostro servizio. Ma non si butti via così. È un bel giovanotto, invece. E scommetto che sa pure cucinare. Grazie, signora. In effetti è vero. Mi diletto tra i fornelli. Oh, via. Chiamami pure poetessa. Io non capisco una cosa delle ricette, di quelle in TV, che vengono preparate verso ora di pranzo. E che cos'è che non capisci? Sentiamo. Beh, se tra i fornelli c'è il cuoco, poi invitano sempre una persona a parlare del piatto, della sua origine e via discorrendo. Di solito è uno storico dell'alimentazione. Ne approfitto allora per ricordare il nostro appuntamento, ogni mercoledì sera, in prima serata, con Me l'avevo mangiato di Lucio Fulcinelli, un programma di ricette tutte piccanti. Ah,
Oh, ok. Comunque dicevo che questo storico dell'alimentazione il più delle volte è un sa di che parla, perciò le sue inutili. Ma lei insiste? Stia attento, dovrò farla allontanare dallo studio. Cosa? Ma davvero? Il suo predecessore non aveva... Io sì, sono il nipote del produttore. Scusi, mi dispiace, non succederà più. Volevo solo dire che non capisco che ci sta a fare, che non so quale sia il suo ruolo. Cos'altro fa nella vita? Nella vita non lo so, ne lo sapremo mai, però lavora in televisione. Magari tiene lezioni all'università, è uno storico che parla di pietanze. Un lavoro che si autoalimenta, questo è certo. E con questo credo che siamo giunti al termine della nostra bella serata. Poetessa, vorrebbe declamarci dei versi prima di chiudere il programma? Ma con piacere. Cavalcando il puledro senza sella, s'accorse che la faglia s'era aperta. Sotto di lei mille acque, ed era l'Averno che lambiva la terra. Erano i fiumi di mille mari. Ma che cazzo roba di merda, sta rovinando l'orecchio. Impossibile resistere a sto schifo. Dovresti spararti un colpo. Oh, l'ho detto. Ma io sono esterrefatta. Sono esterrefatto anch'io. Pure io sono esterrefatto, colleghi. Che cos'è? La parola del giorno. Io non ci riesco. Io devo dare la mia opinione, sempre e comunque. E me ne frega se poi viene bippata. Io la devo dire. Lei è un sovvertitore. Un cavernicolo, oserei dire. E mi ha fatto tanto male. Invece forse sono l'ultimo uomo libero. Sarà volgare, ma libero. Lei non è degno di essere chiamato autore, né di stare qui fra noi. Sa, parla lei. Un francesino trapiantato nel corpo di un gorilla. Non saprebbe nemmeno tenerle in mano una penna. Ah, adesso parliamo dei miei difetti congeniti. Ma bene, quante altre colpe si vuole assumere questa sera? Scusate, regia. Chiudete i microfoni. Gentili spettatori, è meglio chiudere qui la puntata. Vorrei dirvi che abbiamo parlato di argomenti importanti, che vi abbiamo fatto riflettere e pensare assieme a noi, ma non è vero, siamo stati nella media. Abbiamo affrontato la violenza, visto cadere validi colleghi in preda alle crisi di nervi, testimoniato la nascita di nuove carriere, la mia. Poi abbiamo litigato, ancora, che è quello che si fa più comunemente oggi. Si fa dappertutto, per le strade, nei palazzi, in televisione e dentro i telefoni. Si fa anche via etere, nel mondo virtuale, e tra poco lo faremo anche nello spazio. Vi state chiedendo come? Vi lasciamo al film di fantascienza Tutti dentro il raggio d'azione, un thriller mozzafiato che vi porterà a bordo dell'astronave Pelican, dove due astronauti coraggiosi avranno il compito di salvare il mondo dalle disgrazie delle riunioni di condominio. Buona fortuna! The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. We've locked in low prices to help you save big store-wide. Look for the locked in low prices tags and enjoy extra savings throughout the store. Baker's, fresh for everyone.